anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Vi racconto una giornata in cui la voglia di pescare è tanta, ma più che altro è la voglia di stare al mare che quel giorno mi aveva spinto a ritornare al paradiso degli spinner. Ci facciamo questa pescatina qui al paradiso degli spinner. Era un po' che mancavo e oggi ho proprio voglia di godermi questa bella giornata. Speriamo che sia bella anche dal punto di vista del pesce e che si possa dire un ce l'ho. Paradiso fu. E guardate quanti pescatori. Oh, vediamo di trovare la nostra collocazione. Da assurda, ovviamente siamo lontani, pescare in un posto del genere praticamente è poesia, con un cielo così, con queste nuvole, il mare ideale per far muovere i nostri artificiali in superficie, in attesa ovviamente che arrivi l'attacco che tutti aspettano, quell'esplosione sul pelo dell'acqua che ci fa salire l'adrenalina. Biglietta fatta al volo, eh? Questo maniero e questo mare. What else? What else? Ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo. Guardate qua. Che pace. Che pace, ragazzi. Sarebbe bello interromperla con un attacco killer del grande predatore, il serra, o ancor meglio della leccia. La regina è un'altra, tutta un'altra musica, tutto un altro discorso, tutto un altro romanticismo. Siamo arrivati a un punto, diciamo, un po' così strategico. Vediamo cosa che mi seguiva. Guardate che splendido tramonto. Ho
problema è come cazzo lo cacciamo. Una leccia, bella leccia. Carina, carina proprio, una bella lecciotta. Una bella lecciotta, porca gnocca. Che ha mangiato la paura e infatti l'ha massacrata. Questa purtroppo non è rilasciabile. Che proviamo questa Antaus che secondo me non ho mai messo in acqua, quindi facciamo il varo, vediamo. Diciamo che sono molto soddisfatto perché ho preso questa bella leccia. Purtroppo non l'ho rilasciata perché l'avevo veramente insanguinata troppo, con due ancorette, con due ami dell'ancoretta infilzati, ho dovuto tirare su di peso perché non avevo il guadino e quindi ho trattenuto. Comunque una bella taglia. E adesso piano piano ce ne riandiamo, sperando che nel tragitto di ritorno ci possa essere qualche altra sorpresa. Non è la prima leccia, in realtà è la seconda, però è la prima leccia di una certa dimensione. Non è quella che vado cercando, perché quella che vado cercando è la leccia della vita, da rilasciare 100%. Però con questa attrezzatura forse non sarebbe nemmeno possibile prendere una leccia più grande. Meraviglia, proprio la vera spiaggia selvatica, tronchi enormi che stanno qui, effetto della mareggiata, ma i tronchi come vedete fanno da anche da ostacolo alla sabbia che viene rimangiata dal mare. Bellissimo.